sono le aspettative per questo campionato di Serie C, dove Chiavenna ritorna dopo alcuni anni di assenza e di purgatorio, lì possiamo dire? Aspettative, partiamo con tanta voglia di far bene. Le ambizioni, non è che abbiamo delle grandi ambizioni, siamo una neopromossa, di conseguenza il nostro obiettivo è la salvezza. Poi è ovvio, come abbiamo sempre fatto negli altri anni, giochiamo, andiamo sempre in campo per vincere, e il campo dirà alla fine quello che siamo stati capaci di fare. L'entusiasmo c'è, la voglia di far bene c'è, poi vediamo. Cioè, non, personalmente sono abbastanza fiducioso, ho fiducia in questo gruppo, dipende anche dagli altri, che non siano proprio tutti dei mostri. Che campionato ci aspetta? Sicuramente il livello sarà più alto rispetto all'anno scorso. Noi onestamente siamo una buona squadra che sta lavorando abbastanza bene adesso, però sappiamo anche che quando comincia l'università i problemi di allenamento ci sono e sicuramente peseranno. Siamo stati bravi negli anni scorsi a non farli pesare e vediamo di essere bravi anche quest'anno. Sarà un po' più difficile, però sono cambiati anche gli obiettivi. Gli altri anni si giocava come l'anno scorso per rimanere al vertice, quest'anno obiettivamente giochiamo per la salvezza e per noi è un ottimo campionato. Che rosa ha a disposizione rispetto anche a quelle che, sulle quali ha potuto contare nelle passate stagioni? Ma diciamo che grosso modo la rosa è sempre quella, ci sono state alcune defezioni, abbiamo cambiato il libro rispetto agli altri anni. E non c'è più Fumagalli, è arrivata da Morbegno Paola Capitani, che viene a fare il libero. Lei ha sempre fatto il laterale, però viene qua da noi a fare il libero e credo che ci possa dare una buona mano, anche perché ha una buona esperienza. E il resto della rosa, ecco, perdiamo Martelletti che va via all'università, va a Torino, e il resto la rosa dell'anno scorso è tutta, hanno deciso tutto di giocare ancora. E poi speriamo che le nostre giovani che ci sono dietro, se c'è bisogno, ci diano una mano. Le partite della Serie C femminile hanno sempre rappresentato un momento importante in termini di aggregazione e per la Chiavenna sportiva. Cosa si aspetta dal pubblico per questa nuova stagione? Il pubblico sicuramente è sempre stato numeroso in questi anni, mi auguro che continui a seguirci e mi auguro anche che noi di fare in modo di divertirli, cioè di giocare bene. Posso semplicemente promettere che noi ce la metteremo sempre tutta, poi questo per cercare di far divertire il pubblico. Mi auguro che la gente venga, come ti ho già detto, come gli altri anni, e ci sostenga, che è sempre molto bello giocare quando c'è tanta gente in tribuna. Sempre più numerosi e fa sempre molto piacere. Quali sono gli ingredienti che potranno portarvi alla salvezza? Tanta voglia di fare, rimanere sempre umili e metterci una grande forza di volontà, e credo che la nostra grande forza sia proprio l'unione che c'è in questo gruppo, ormai consolidata da qualche anno, e deve essere un nostro punto di forza. Poi indubbiamente abbiamo anche delle buone qualità tecniche, altrimenti non saremmo arrivati qua. Manca un mese o forse meno all'inizio della stagione vera e propria. Quali sono gli appuntamenti clou in queste settimane che vi separano dall'esordio? Stiamo lavorando, abbiamo fatto la prima settimana con 4 allenamenti, adesso stiamo andando a ritmo di 3 con delle amichevoli, abbiamo giocato sabato a Colico, adesso venerdì andremo a giocare a Morbegno, poi ne faremo ancora qualche partita con squadre qua dalla zona. Abbiamo in ballo un torneo il 4 di ottobre a Lecco con la Picco e non so, un'altra squadra che però non ci hanno detto chi è, un triangolare. Una rosa di qualità, ma anche uno staff fatto di numerose figure che da anni offrono il proprio sostegno, con anche qualche nuovo inserimento. Anche in questo senso sarà una squadra che dovrà diventare vincente. Speriamo, ce lo auguro. Però certo che dico io alle ragazze, dico sempre che alla fine noi facciamo la parte più bella di tutto, perché siamo qui in palestra e si gioca e tutto, ma le persone che sono dietro, che magari si vedono di meno, però se non ci sono loro non si va da nessuna parte. Cioè alla fine quelle 4-5 persone che si occupano della società, penso che sono quelle che hanno meno la ribalta, però sono non meno importanti di noi sicuramente, anzi senza di loro c'è poco da fare, e più si aggiunge gente meglio è. Quest'anno c'è una novità importante anche sul piano dello sponsor, sarete Opla Chiavenna, questo significa che ci sarà una nuova ventata di entusiasmo anche proprio nel nome della società. Come cercherete di interpretare questa novità interessante? Ben venga uno sponsor
che dopo un paio d'anni, dopo i fasti Hyundai, abbiamo avuto un paio d'anni dove comunque si è andati avanti così. E un nuovo sponsor sicuramente porta nuovo entusiasmo, porta voglia di far bene. E tutti assieme cerchiamo di andare nella direzione giusta.